molto breve oggi per porre l'attenzione sempre alla lotta della peronospora, perché se siamo riusciti a tenerla a bada adesso, durante la fioritura e dopo la fioritura, non bisogna mai abbassare la guardia fino all'invaiatura, perché c'è il pericolo che possa presentarsi la peronospora larvata. Io oggi posso risolvere tutti i problemi di peronospora, continuare a coltivare, vedere il mio vigneto che cresce bene e a fine luglio comincerò a vedere delle macchie a mosaico, delle macchie regolari di colore scuro sulle foglie, sia quelle vecchie sia quelle più giovani. Non vedrò le macchie d'olio, la muffietta bianca, e comincerò a vedere le punte dei grappoli che disseccano. Un male che verrà confuso con l'insaccamento del rachide dovuto a carenza di calcio in situ, e invece è la peronospora che ha continuato a crescere all'interno della pianta, è arrivata agli acini dove non può far uscire in quanto non ci sono gli stomi, e quindi si manifesta facendo seccare questi acini. Quindi cosa bisogna fare? Continuare a proteggere con degli endoterapici, in questo caso è ottimo il fosetil d'alluminio, continuare con cimoxanil, con dimetomorf e altri trattamenti, senza esagerare, ma ciò non esclude che possiamo avere ulteriori ritorni pericolosissimi di peronospora a fine luglio. Prestiamo attenzione!